bentrovati, passiamo al TG di Web TV Puglia di oggi venerdì 17 giugno 2022. Al via l'avviso regionale finalizzato alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo dedicati agli studenti a basso reddito delle istituzioni secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, presenti sul territorio regionale per l'anno scolastico 2022-2023. Dalle ore 12 di ieri, giovedì 16 giugno, fino alle ore 12 del 29 luglio 2022 sarà possibile presentare la domanda per tutti gli studenti e studentesse delle scuole medie superiori della Puglia, il cui nucleo familiare presenta un ISEE inferiore o pari a 10.632 euro. L'istanza dovrà essere presentata da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo studente, se maggiorenne, unicamente per via telematica attraverso la piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione libri di testo anno scolastico 2022-2023. La piattaforma acquisirà i dati sull'ISEE direttamente dalla banca dati dell'INPS, pertanto al momento della presentazione dell'istanza è necessario che per il nucleo familiare sia già disponibile nel sistema INPS un'attestazione ISEE valida. Il riconoscimento del beneficio assegnato tramite i comuni sarà preceduto dalla verifica della residenza dello studente o della studentessa, della frequenza scolastica, dell'effettiva spesa sostenuta nel caso di erogazione di rimborso delle spese. Una misura attesissima che offre l'opportunità a migliaia di ragazzi e ragazze a basso reddito delle scuole medie e superiori della Puglia di ricevere un supporto per la frequenza alle attività scolastiche e di combattere il fenomeno della dispersione scolastica. Un'iniziativa importante che continueremo a rinnovare visto il numero molto elevato di domande che riceviamo ogni anno, ha dichiarato l'assessore regionale al diritto allo studio, che aggiunge in questa operazione, sottolineo anche la grande sinergia con i comuni a cui spetta l'erogazione del beneficio, che hanno positivamente accolto il formato digitale del bonus libri introdotto lo scorso anno scolastico. Siamo sulla strada giusta, l'obiettivo è una pubblica amministrazione sempre più smart, efficiente e a servizio dei cittadini e delle cittadine, ha concluso l'assessore Sebastiano Leo. Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo, pubblicato l'avviso. Vogliamo sostenere le iniziative che promuovono e favoriscono lo scambio e il confronto tra i popoli del Mediterraneo, dichiara l'assessore allo sviluppo economico Alessandro Delle Nuci. Da oggi, giovedì 16 giugno e fino al 18 luglio prossimo, è possibile partecipare all'avviso pubblico 2022 Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo. Un avviso pubblico attraverso il quale la Regione Puglia intende sostenere iniziative di carattere promozionale che favoriscono o abbiano favorito lo scambio e il confronto con le popolazioni del bacino del Mediterraneo, realizzate solo sul territorio regionale, per favorire la costruzione di un sistema integrato di relazioni fra i cittadini. Si tratta di un supporto concreto, dichiara l'assessore allo sviluppo economico, a quelle realtà impegnate a promuovere una cultura delle relazioni pacifiche, del dialogo interculturale, dei diritti umani. Saranno ammissibili a contributo le iniziative finalizzate a diffondere la cultura della pace, della non discriminazione, delle pari opportunità, del rispetto dei diritti umani, a promuovere il dialogo interculturale, la difesa dei diritti delle minoranze realizzate da soggetti pubblici e soggetti privati, costituiti in forma associativa, che operano con continuità nel territorio pugliese e con sede operativa in Puglia da almeno un anno, quali istituzioni scolastiche, culturali, scientifiche, universitarie, associazioni, fondazioni, organizzazioni non governative, cooperative, organismi pubblici ed enti locali. I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza per progettualità rientranti in almeno una delle seguenti tipologie: mostre, rassegne, convegni, seminari, workshop, eventi, manifestazioni culturali, iniziative solidali, spettacoli teatrali e musicali, pubblicazioni e progetti editoriali, anche multimediali. Il contributo massimo erogabile è di 10.000 euro per iniziative realizzate successivamente al 31/12/2021 ed entra e non oltre il 31/12/2022. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Arrivederci a lunedì, buon weekend!